Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Dante's Inferno. A parte gli scherzi, benvenuti in questo primo episodio. Ho deciso di portare questo titolo sul canale come contenuto del mercoledì perché questo gioco l'abbiamo giocato in live durante la pandemia ed era piaciuto moltissimo al pubblico e io ho sempre adorato questo gioco. È stato il mio primissimo gioco digitale su PlayStation 3 che abbia mai acquistato ed è veramente stupendo ed è un peccato che non avrà un seguito purtroppo. Al tempo erano stati messi in conto di fare 3 giochi di questo titolo. Inferno doveva essere il primo e il secondo si doveva chiamare in teoria Redenzione, ma purtroppo non sapremo mai come andrà avanti la storia di Dante. Anche se devo dire, come finale a sé stante non era comunque male. Quindi iniziamo una nuova partita. Dato che è un bel po' che non gioco, giocheremo a normale e iniziamo la storia di Dante. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura. Che la diritta via era smarrita. Per essere il gioco che era, Dante's Inferno era molto crudo su certe cose. Ed eccolo qui il passaggio al gioco. La cittadella di Acri. Come potete vedere, sì, Dante's Inferno probabilmente nasceva come un God of War clone. Ci ho anche fatto un video a riguardo. Ma a livello di movenze, di ambientazioni, di veramente tutto, era un gioco stupendo. Aveva veramente un grande potenziale ed è un peccato che a oggi non avremo mai un seguito. O, chi lo sa, magari un giorno faranno un remake, un remastered. Un po' ci spero perché un titolo del genere su PlayStation 5 sarebbe veramente davvero davvero apprezzato secondo me. Io volevo giocarlo direttamente sulla console originale, quindi sulla PlayStation. Però mi sono detto, già che stiamo portando un sacco di altri giochi, PlayStation 1, PlayStation 2, ma anche altri titoli, anche rimasterizzati sul canale, ho detto, perché allora a questo punto non lo giochiamo alla migliore qualità possibile che riusciamo ad ottenere. Ci ho dovuto mettere un po' a mano, ma alla fine sono riuscito ad ottenere una grande e bella qualità, come potete vedere anche dal video, se YouTube non mi ha abbassato la mia qualità, come al solito. A volte purtroppo succede che YouTube, per far risparmiare un po' di spazio con alcuni video, gli abbassa la qualità. Non gliene facciamo un dramma, però per me che creo contenuti a volte è un disagio. Come fa? Me lo chiedo ogni volta che la vedo sta scena. Come fa una cacchio di barchetta di legno a distruggere un porticciolo fatto di roccia, Dio mio, vecchia di 2000 anni. Comunque il passaggio fra il gameplay e le scene animate si vede, perché sono pre-renderizzate spesso, quindi a volte il cambio si nota. In questo caso no, perché penso siano gli stessi modelli, però quella di prima sì. Quella di prima si vedeva. Dante, la tua sorte è segnata. Dannazione perpetua per i tuoi peccati. No, non è possibile. Il vescovo ha garantito. Vieni, affronta l'eternità. Il vescovo, eh? Si uniranno a te coloro le cui vite hai rovinato, le cui anime hai dannato. Non lascerò che i miei peccati corrompano chi amo.
Per quello è un po' tardi, Dante, purtroppo. Mi spiace. Mi spiace dirtelo, ma è un po' tardi. Io mi redimerò. Mortale, tu sei mio. Mi spiace, morte cara, ma mi sa proprio di no. Allora. La morte è il primo avversario che ci troviamo davanti, ovviamente. E io non gioco a questo gioco, come vi dicevo, da un bel po'. Quindi perdonatemi se prenderò spesso dei colpi, anche da attacchi abbastanza telefonati. Ma non gioco a questo gioco da veramente tantissimo tempo. Anche se, come vi dicevo prima, a livello di gameplay, a livello di storia, a livello di potenziamenti, a me piaceva tantissimo. E ancora adesso, secondo me, è strabello e giocabile. Porca miseria, alzati. Me lo devo ricordare che sto attacco è da tre colpi. Ogni volta me lo dimentico. E prendo almeno. Vieni qua. Maledizione, quanto è bello il sistema di combattimento. Poi appena avremo anche le combo. Cos'è stato? Visto la roba là in alto, non ho ben capito cosa è successo. Che tra l'altro mi c'è dovuto volere anni per capire questa cosa. Molte delle abilità che poi Dante utilizzerà, e davvero mi c'è voluto così tanto tempo per ricordarla sta cosa, sono le abilità che usa la morte. Molte delle abilità che otterremo più avanti sono attacchi che la morte sta già facendo adesso. Impossibile. Non ci avevo fatto caso mai fino ad ora. No, ho sbagliato. Poi parliamoci chiaro. La falce della morte, bellissima. Lascia che ti aiuti. No, non mi serve nessun aiuto, mia cara. Quadrato? No, non farlo. Mi spiace. Dante ha sconfitto la morte. E ora possiamo assorbire le anime. Ti permetto di acquistare nuove abilità. Bellissimo, stupendo, veramente bellissimo. Il vescovo sostenne che la causa fosse santa, ma di santo non aveva nulla. Dopo 3 anni di odio spietato, di cui quella guerra selvaggia si nutrì, desiderai il calore della mia devota Beatrice per poter redimere il passato. Devota! Mi spiace, ma mi sa di no. Ah, che bel souvenir! Arriva giù a casa a Firenze. Guardate, guarda che bella sta lancia. Perché poi quell'arma è stupenda, fa di tutto. Ascia, falcia, alabarda, fa tutto quella cavolo di arma, bellissima. No, no. Sì, e invece sì. Fidati che sì. Sì. Fidati che sì, Dante, credimi. Già. Purtroppo sei arrivato tardi, amico. Mi spiace. Sta scena qua, per quanto bella,
a me è sempre ricordato Harry Potter, il prigioniero di Azkaban, quando tirano fuori l'anima da Sirius. Beatrice, devo andare con lui, amore mio. Ho dato la mia parola. La selva oscura. Beatrice! E da qui inizia la nostra discesa verso gli inferi. Non è il momento di affrontarmi, non sono proprio dell'umore. Ho appena visto la donna che amo andare giù negli inferi, dove vi rispedirò tutti quanti, maledetti spiriti. Premi R2 per fare una presa. Vieni qua. Maledizione. No, comunque, a parte gli scherzi, le animazioni sono tutte fluide, sono tutte bellissime. Non c'è una cosa che non mi sia mai piaciuta, se non a rigiocarla ad oggi, appunto, sulla PlayStation, è la qualità il problema. Mamma mia, le combo in aria di sto gioco. È il momento, Dante. Sigma verso gli inferi. Però prima di scendere appunto negli inferi, guardiamo quali artefatti abbiamo già sbloccato grazie al DLC. Ah, vi dico già una cosa. È probabile che i 30 argenti io non li beccherò tutti quanti. Però le pietre di Beatrice potrei, se non ricordo male le prendevo sempre tutte, erano le 30 monete il problema di sto gioco, non riuscivo mai a prenderle tutte. Mentre che cosa abbiamo qui? Abbraccio del paradiso e voce putrida. Dante rilascia dei cristalli di energia che esplodono a contatto con i nemici o creano una barriera se disposti a terra. Dante vomita un torrente di bile benedetta, certo, che infligge danni agli avversari, i quali non possono attraversarlo. Sono praticamente due muri di cui questo fa danno a contatto. Beh, oddio, potrei già comprare qualcosa, ma aspetterei di ottenere anche l'altra parte prima. Cuore di Paolo. Quando la barra del mana è vuota, le anime assorbite sono convertite in mana. Sì, ma no. Livello impietà 1 richiesto per equipaggiare incremento del contatore di ogni attacco andato a segno. Cioè mi dà un punto in più per fare le combo. Questo me lo ricordo. Gli attacchi efferati eseguiti con la faccia di Dante non possono più essere bloccati dagli avversari. Questo qua l'ho usato in live appunto durante la pandemia e mi era servito per arrivare a 100 combo in totale per avere un premio, se non ricordo male. Garantisce a Dante l'abilità di schivare durante gli attacchi concatenati. Ok, non è male. E in pietà 1 richiesta probabilità che Dante vomiti quando colpisce un avversario della serie. Gli vomita in faccia. Madonna mia, dai, anche no. Tutto qui, quindi solo 5 reliquie. Peccato. Vabbè, mettiamoci almeno questo per ora. Posso già farli gli attacchi? No, perché ancora non abbiamo il mana, giustamente. Ed eccola lì, le statue di Beatrice, per salvare i progressi della partita, ovvio. Mentre qui abbiamo le fontane della salute. Vabbè, tanto qua non ci torneremo, quindi. Che a parte che ora che ci ho fatto caso, scusami, con cosa l'ha rotta la fontana che per distruggere le fontane lui utilizzerà un oggetto particolare? Che ancora non abbiamo, ovviamente. Vabbè, facciamoci un salvataggio per ora.